Sempre nel proprio spazio di preghiera, io consiglierei di non tenere il Vangelo aperto, ma di tenere il Vangelo chiuso. E sopra il Vangelo di appoggiarci la croce, a dire tutto è compiuto. Adesso mi metto in attesa di riaprire nuovamente il Vangelo e di riappendere la croce, cioè di riprendere la vita cristiana attraversata dalla bellezza della resurrezione. Noi abbiamo bisogno, mi permetto di usare una parola un po' forte, ogni tanto di stare nella assenza di Dio per gustarne poi un po' di più la sua presenza. Il Sabato Santo la Chiesa ci chiede di aspettare e allora aspettiamo, chiudiamo il Vangelo, sopra il Vangelo ci poggiamo la croce e rimaniamo in attesa. Non vediamo l'ora che sia la notte del sabato per riaprire il Vangelo, riascoltarlo, per appendere la croce. Magari sotto la croce si può accendere poi una bella candela o mettere un bel mazzo di fiori, perché quella croce lì non ha più l'ultima parola sulla nostra esistenza, diventa una croce come passaggio per la Pasqua.